Ma se farà la recensione del cofanetto di Halloween, significherà la morte di centinaia di iscritti, lo capisce? Io! Ma è peggio della D'Urso, sì, vi compro tutti i DVD che volete, basta che non gli facciate dire le sue cacate! Preghiamo di voler scusare l'interruzione per improvvise difficoltà tecniche. Restate in ascolto, prego. Riunitevi attorno al televisore e mettete le maschere e guardate. Per favore, sul suo canale, sta per mandarlo online sul suo dannato canale. Per favore, togliete l'iscrizione al canale, per favore, fermatelo, non c'è più tempo. Comprerò solo DVD invece dei 4K, ma togliete l'iscrizione. Fermatelo, toglietela, togliete l'iscrizione. Konnichiwa e ben ritrovati in un nuovo episodio di Into the 4K. Oggi parleremo di... parleremo di vari film, essendo la prima parte di due, dedicata alla recensione di Halloween, il cofanetto edito dalla Midnight Factory Koch Media, che ci ha regalato, pagando, ci ha regalato questo fantastico cofanetto che ricalca quasi alla perfezione il cofanetto di Halloween già uscito in America nel 2014. Nel 2014 in America erano usciti due cofanetti, uno normale contenente tutti i film di Halloween, compresi i film di Rob Zombie, e anche la Limited Edition, che comprendeva la TV Cut di Halloween 1, che da noi è già presente nel cofanetto 4K di Halloween, sempre edito dalla Midnight Factory, la versione in DVD televisiva del secondo film, che dura 3 minuti in meno mi sembra, e toglie molto del gore dal film, la producer's cut del 6, che da noi è inclusa nel cofanetto, e un disco bonus comprendente tanti tanti altri extra. Questo cofanetto ovviamente lo sapete tutti, tanti l'abbiamo comprato anche recentemente, anche se è uscito prima di Natale, ma recentemente è sceso di prezzo di un botto, 59 euro, e questo cofanetto, wham, mangiato subito. Ho iniziato a rifarmi le maratone dei film e ho guardato fino al quinto episodio, quindi oggi parleremo fino al quinto episodio, ma... del primo ne ho già parlato, nonostante fosse l'edizione UK del Blu-ray 4K, ma l'immagine era quella anche dell'uscita 4K italiana, quindi l'unica cosa che mi mancava dal primo film era sentire il loro remix audio in DTS HD Master Audio 5.1. È l'unico dettaglio che mi mancava dall'altra edizione. Come si sente il 5.1 vecchio di Halloween 1, che è lo stesso audio presente nel Blu-ray 4K e in questo box qui? Si sente bene, è basato sul remix sempre con nuovi effetti sonori, ma è già un remix che gira da tanti anni nei Blu-ray esteri, con nuovi effetti sonori di pioggia, di effetti di ambienza, ma comunque la musica si sente veramente da Dio. Unico dettaglio della traccia italiana è che il parlato va benissimo, è storico, il doppiaggio è storico, va benissimo. Il fatto è che gli effetti intorno sono stati potenziati un bel po'. Quando c'è Laurie all'inizio del film che passeggia, mi sembra nella scena con l'amica, in quella scena ci sono gli uccellini che cantano, c'è il fruscio del vento, ma il canto degli uccellini è veramente veramente alto di volume, ma veramente alto. Quando fate il cambio con la traccia inglese, la traccia inglese è regolata meglio, è molto più naturale, quegli uccellini non sembrano urlare fuori dagli altoparlanti. Il remix va bene, però l'inglese è più calmo e naturale, si vede, per mascherare l'entrata del parlato nel canale centrale insieme agli effetti di ambienza e musica. Comunque la traccia italiana va molto molto bene, meno male che hanno ripulito anche la traccia, anche il parlato italiano si sente veramente bene. Peccato secondo me non avere la traccia mono originale sia inglese sia stereo. Per quella inglese la trovate solo nei vecchi Blu-ray, perché nell'ultimo Blu-ray 4K c'è solo la mono
brano derivata dal nuovo remix. Non c'è la traccia originale. La traccia originale mono sarebbe stata carina, sì, in italiano e in inglese. Però non interessa, c'è il remix nuovo, il doppiaggio è quello vecchio, va benissimo così. Ma passiamo agli altri film di cui io non ho mai parlato. Il 2 e il 3, che sono anche gli altri due miei preferiti di tutta la saga di Halloween. 1, 2, 3, la mia tripletta, anche perché nei primi tre c'è John Carpenter, c'è Jamie Lee Curtis, anche nel terzo fa un cameo vocale, c'è Dean Candy alla fotografia, ovviamente alle musiche John Carpenter, alla sceneggiatura c'è Debra Hill, insomma è la squadra di John Carpenter al completo. E il feeling dei primi tre, nonostante il primo sia fine anni 70 e il secondo e il terzo sia già un Carpenter, mood carpenteriano inizio anni 80, però sono i miei tre preferiti proprio come atmosfera. Dal quarto in avanti è diventata una macchina produttrice, nonostante doveva già esserlo il 2 e il 3, però a mio avviso il 2 e il 3, anche se il 3 è stato un floppone, doveva essere tutto un altro tipo di film, uno all'anno con tematiche diverse, sempre su Halloween ma con storie diverse ogni anno, ha fallito, hanno voluto tutti Michael Myers, gliel'hanno ridato nel capitolo 4 e tenetevelo, perché da lì in avanti, ok, sono film horror, oramai sono storici, sono diventati cult, anche tanti nella loro bruttezza come il 5, però il mood, il feeling dei primi tre non ce n'è, non ce n'è. Forse lo ricorda un pochino l'ultimo film di David Gordon Green, forse quello lì ci riporta un pelino a quelle vecchie atmosfere, però il film vecchio come i primi tre, secondo me, non ce n'è. Ma dopo che avete speso questi benedetti soldi, qual è l'immagine che vi ritroverete all'interno di questo cofanetto? Allora, partiamo dal 2 e vi inserirò degli screenshot in base al film di cui sto parlando. La mia domanda riguardo al secondo capitolo è sempre stata, prima di prendere il cofanetto, quale immagine hanno usato per Halloween 2? Quella del Blu-ray dell'Universal, quella della vecchia edizione Shout Factory o quella della nuova edizione del 2018 Shout Factory ricavata da un nuovo scan da interpositivo in 4K? Quale di queste tre? Beh, confrontando molti screenshot sia di questo, mettendo pausa sul televisore e guardando gli screenshot, sono giunto alla conclusione che hanno usato l'immagine della Shout Factory, quella del 2012, se ricordo bene, 2012, quella dell'Universal era del 2011 in America, sì, comunque del 2012. Che cosa cambia? L'immagine dell'Universal era veramente buona e quella della Shout Factory era derivata dallo stesso master dell'Universal, solo che quella dell'Universal era un pochino più rovinata, con puntinature, macchie sulla pellicola, era un po' rovinata. La Shout Factory ha aumentato il bitrate e, non potendo restaurare il materiale d'origine, ha digitalmente ripulito un po' di quelle macchie eccetera, ma molte spuntinature, puntini bianchi, graffi di pellicola ci sono ancora nel film, li hanno ridotti ed è la stessa immagine che ci ritroveremo qua. Non è lo scan 4K del 2018, anche perché da cosa lo riconoscete? Che lo scan del 2018 è leggermente spostato a sinistra. Se guardate gli screenshot che vi sto proponendo, noterete che lo scan nuovo è leggermente spostato a sinistra rispetto a questo della Shout Factory del 2012-2013, di quando era uscito. Poi anche gli extra all'interno sono gli stessi di quello disco, quindi hanno preso esattamente il disco che era contenuto nel box del cofanetto, quindi rispecchia l'uscita del cofanetto nel 2014. Si vede male? Si vede meglio dal 2K? Il 2K non ho modo di vederlo, ma dagli screenshot e da tutte le recensioni estere che sono riuscito a leggere, sono due immagini diverse. In questa vecchia si nota un po' di più la grana, secondo me era stato applicato al master un pochino di edge enhancement per migliorare i bordi, anche perché la grana in certe scene si pasticcia un po', che ne so, verso il finale c'è la macchina della polizia in primo piano e lo sfondo con la nebbia, fosse una grana uniforme sarebbe dappertutto, invece sulla macchina dove c'è un colore, la vernice bianca della macchina, rimane, vibra di più la grana, invece nel resto dell'immagine o non c'è o vibra meno. Secondo me, da esperienza con tutti i Blu-ray che ho visto e anche voi che avete visto, secondo me la Universal ai tempi metteva un po' di the grain, ma anche edge enhancement, cioè toglieva e aumentava il dettaglio, quindi secondo me c'è.
non è così evidente, l'immagine si vede bene, però non è l'immagine tratta da interpositivo del 2018 della Shout Factory, che comprendeva gli stessi extra. E adesso parliamo degli extra. Sono presenti all'interno tutti gli extra della Shout Factory. Rispetto al Blu-ray della Universal manca un documentario, un film del 1984, ma era esclusiva della Universal e non ce l'aveva neanche la Shout Factory. Quindi il disco del 2 riprende completamente il disco della Shout Factory. Ah, non ho parlato dell'audio. L'audio è presentato in stereo in italiano e in DTS HD Master Audio 5.1 per l'inglese. L'inglese si sente bene, come mi aveva commentato un utente, canali posteriori non pervenuti nella traccia italiana, però è uno stereo vecchio, abbastanza sporchetto, però feeling d'epoca, sentendo il doppiaggio originale, boh, si sente bene. Secondo me è meglio sentirlo in inglese, anche per le musiche, non tanto per gli effetti sonori, ma per le musiche si sente molto molto meglio in inglese. Però va bene così, si sente bene, si vede bene. Non è lo scan nuovo, gli extra ci sono, interessantissimo Halloween Grounds con di Sean Clarke che va nei luoghi di ripresa del secondo film, bellissimo, dietro le quinte di 40 e passa minuti, molto corposo, interessante, scene eliminate che erano state reintegrate nella versione televisiva, insomma vi racconteranno di tutto, avete un'oretta abbondante di extra da vedere. Ma passiamo ad Halloween 3. Film che a me piace un sacco, il 3 mi piace veramente un sacco, visto in televisione tanti tantissimi anni fa, e come del 2 e come dell'1 possedevo tutti i DVD italiani, il terzo è anche uscito in Blu-ray qualche annetto fa per la Cult Media. Scusate, non mi ricordo il nome della casa di distribuzione, comunque era già uscito e aveva lo stesso master della Shout Factory americana. Ma, nonostante il film a me piace un casino, come si vede, anche per questo caso non è stato usato nel cofanetto della Midnight Factory il master 4K tratto da negativo originale per l'edizione del 2018. Quindi all'interno abbiamo lo stesso disco contenuto della Shout Factory all'interno del cofanetto del 2014, quindi è il Blu-ray che era già uscito ai tempi. Come si vede? Diciamo che è un pelino meno bellino del 2, tralasciando il dubbio del DNR Edge Enhancement, si vede bene, i colori sono veramente ottimi, la palette dei colori mi è piaciuta un sacco, i neri sono anche profondi quando devono esserlo, insomma è una buona immagine, però anche qui guardando gli screenshot per l'epoca hanno usato un pochino di Edge Enhancement, anche qui si nota nei bordi, guardate gli screenshot, anche nella pietra di Stone Edge, insomma sembra meno dettagliata la versione 4K, ma la 4K è più naturale, presa da negativo originale, invece questa qui mi sembra che fosse un telecine, comunque un master già risalente all'edizione del DVD, un master già creato ai tempi del DVD, insomma hanno usato quel master per fare il Blu-ray, si vede bene, e questo che ha preso la Midnight Factory, l'edizione della Shout Factory, si vede veramente bene, le maschere sono dettagliate nei primi piani, ma non è un mega spettacolo, più che sufficiente, molto più che sufficiente. Mi piacerebbe vedere l'edizione 4, ma tratta dal Master 4K della Shout Factory, che sono poi del 2 e del 3. Sono due bellissime edizioni in Steelbook uscite nel 2018 e hanno anche una cover diversa, molto 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 carina. Ma passiamo all'audio. L'audio sia in inglese che in italiano è in DTS HD Master Audio Mono 2.0. Le tracce si equivalgono, il parlato è un pochino meglio nell'inglese, ma comunque si equivalgono tutti e due. Sono tracce mono, non ci tirate fuori chissà cosa, un po' più pulita l'inglese, comunque la traccia è quella. E anche in America, nel Blu-ray della Shout Factory, è in DTS HD Master Audio 2.0, sia nell'edizione del cofanetto 2014, che nel nuovo scan 4K, l'audio è quello. Hanno solo aumentato il bitrate e portato a 24 bit, mi sembra, nell'edizione del 2018, ma comunque è quello l'audio, in mono. Il film è uscito in mono al cinema. E anche qui per gli extra sono gli stessi extra della Shout Factory contenuti nel disco Shout Factory. Di nuovo Halloween Grounds con Sean Clarke che ci porta nei luoghi delle riprese assieme anche al regista Tommy Lee Wallace, veramente interessante. Altro
4 dietro le quinte di 40 e passa minuti. Anche qui commento audio del regista, TV, radio spot, trailer, galleria fotografica, come anche nel secondo. Insomma, anche qui ne avrete di extra da vedere. E anche perché il documentario è veramente, veramente interessante. Tante, tante curiosità. Poi andare a rivedere i luoghi delle riprese è bellissimo. Però all'interno è di nuovo il disco della Shout Factory contenuto all'interno del cofanetto del 2014 in America. Passiamo ad Halloween 4, film dell'88, dato che il 3 non aveva avuto successo perché non c'era Michael Myers. Hanno riportato in vita il personaggio di Michael Myers creando un sequel che si ricollega all'1, c'è la figlia di Jamie Lee Curtis. Vabbè, rivedendolo dopo tanti anni avevo un ricordo migliore del 4. Comunque, le idee iniziali del film erano altre, l'hanno sforbicciacchiato un po', hanno tolto del gore, hanno aggiunto un po' di gore in qualche scena perché durante le prime proiezioni di prova la gente voleva un po' più di sangue. Quindi il film è decente, assolutamente, si lascia guardare. Già lui non ha più la maschera uguale al primo o al secondo, ma si lascia vedere. Anzi, però alla fine sono sempre contento di avere il cofanetto per avere tutti i film, nonostante non siano tutti fantastici, per avere tutta la saga di Halloween. Come si sente il 4? Ecco, il 4, l'italiano è praticamente identico alla traccia inglese. Hanno fatto un ottimo remix 5.1 italiano e si sente solo un pochino più chiaro il centrale e gli effetti sonori inseriti nel centrale nella traccia inglese. Per il resto, surround, sinistra e destra, musiche, si sente quasi esattamente uguale alla traccia inglese. Un ottimo remix. Ovviamente sono effetti sonori vecchi, non immaginatevi di pompare l'home theater a 3000, Però, insomma, si sente bene, un buon remix. Come si vede Halloween 4? Beh, non è un DVD, è un Blu-ray, ma siamo lì. Purtroppo il master è quello, non hanno mai restaurato o fatto altre versioni di Halloween 4. Nello stesso disco contenuto nel cofanetto del 2014 della Anchor Bay, che non godeva di alcuna nuova polizia, era solo un film di catalogo preso e buttato in Blu-ray. Il bitrate per tutti i film di questa edizione Midnight si aggirano tutti su 37-40 mega, insomma superano anche certi dischi della versione della controparte americana, quindi qua abbiamo i bitrate leggermente maggiori rispetto alle edizioni americane di questi film. Però il 4, ragazzi, è proprio per averlo. Il 4 non è assolutamente una mega immagine dettagliata, pulita, è molto morbido, ma proprio perché non è stato scannerizzato bene, insomma, è quello il master che avevano, è un master vecchio. Ho letto che era già un master usato per i DVD, portato a Blu-ray, insomma è un Blu-ray, insomma si vede che è un Blu-ray, non preoccupatevi, ma non è uno spettacolo visivo grandissimo, insomma. Tanti film fine anni 80 di quegli anni in 4K o anche in Blu-ray che abbiamo già visto si vedono molto meglio di questo, ma proprio perché è stato trattato così, non hanno trovato un master migliore, è quello vecchio che avevano, è quello che hanno buttato nel cofanetto ed è quello che ci ritroviamo all'interno di questo della Midnight Factory. Gli extra sono quasi gli stessi, c'è un documentario in più nel disco bonus del cofanetto limited americano. Anche nel cofanetto americano c'è di nuovo Sean Clark che va in giro nei luoghi delle riprese, qui non l'ha messo la Midnight Factory, che era contenuto nel disco bonus. Però abbiamo il documentario di 45 minuti che era contenuto nel disco bonus americano ed era separato dal disco del film, e qua ce l'abbiamo nell'edizione della Midnight Factory. Però abbiamo perso anche i due commenti audio che erano presenti nel disco, qui non ce li abbiamo i due commenti audio. Però già il documentario di 40 minuti è carino. Se volete vedere lo speciale di Sean Clark nei luoghi di riprese, a vedere come sono oggi, come sono cambiati dopo tanti anni, su YouTube lo trovate, perché ci sono tutti su YouTube, ma da anni, non è che ci sono adesso, ci sono da anni su YouTube questi filmati. Ed Sean Clark è un grande e ha prodotto e anche fatto le interviste, documentari presenti all'interno di questi film. Passiamo all'ultimo, Halloween 5, film che era rimasto inedito in Italia dall'89 fino al 2014, quando ho letto che Infinity l'aveva preso in Italia e doppiato con attori ovviamente recenti. Diciamo che si sente un po' il doppiaggio con voci recenti applicate a un film
vecchio. Però molto più che sufficiente, il doppiaggio va benissimo per un film di questa caratura. Il film io l'avevo visto già ben prima che arrivasse in Italia, comunque già non mi aveva colpito ai tempi quando lo vidi, e riguardandolo, uno, è invecchiato male, due, che cacata di film, fatto male, è tutto che non funziona. E guardando gli extra forse si capisce anche un po' il perché. Fatto dopo il successo del 4, dopo neanche un anno dalle riprese del primo, hanno iniziato già a fare quello dopo, con neanche una sceneggiatura completa a disposizione. Cioè hanno iniziato a girare, boh, dobbiamo andare, via, si parte. Anche l'introduzione di questo personaggio in nero, che fino alla fine non si capisce che cosa vuole fare, è stato aggiunto durante la lavorazione. Cioè, ma mettiamoci questo, vedrai che alla fine combinerà qualcosa. Boh, un film buttato lì, noioso, io mi sono annoiato nel guardarlo, cosa che non è successa col 4, nonostante non sia un mega capolavoro, però filmetto anni 80 che va bene così. Il 5 è veramente una rottura di cojones. Ma come si vede, stesso discorso del 4, non ci sono, vabbè, del 4 e del 5 c'è anche un'edizione tedesca, ma lo stesso master, anche se leggermente aperto, è a tutto schermo, è leggermente aperto, ma in America, Anchor Bay, questa è l'immagine, non l'hanno restaurato, non l'hanno ripulito, non l'hanno rimasterizzato, hanno usato il loro vecchio master della pellicola, l'hanno preso e buttato su Blu-ray, anche questo nel 2012 mi sembra che fosse uscito, ed è contenuto all'interno del cofanetto americano del 2014 e dello stesso disco che ci ritroviamo qui. Come l'immagine, come il 4, insomma, diciamo che fanno una bella gara a quale essere tra le due peggiori. C'è una scena molto granulosa, bella pulita nel 4, la scena immediatamente dopo, boom, peggiora. Qui stesso lavoro, c'è una scena completamente morbida, c'è la scena dopo che dici, oh cacchio, migliora un pochino la situazione, no, degenera di nuovo. È un film di catalogo preso e buttato su Blu-ray, quindi se avete qualche disco vecchio di catalogo sapete che senza restauro, senza un bel lavoro dietro, non viene fuori una bella cosa, neanche se è su Blu-ray a 1080p, sì, è quello scalino in più del DVD che vi farà dire, ok, non è un DVD, è un Blu-ray. Bon, di più non c'è, i colori sono abbastanza decenti, l'unica cosa che mi piace dei colori del 4 e del 5, ma comunque di tutti gli Halloween vecchi, è che non ci mettevano questi filtri blu gialli che ci mettono oggi ai film. Sì, sto parlando di Dr. Sleep, a me quel filtro non mi è piaciuto colore sopra il film, erano colori veri, è bello perché vedi certe zone che sono illuminate di blu, di qua dove c'è la zucca è più scura l'immagine, così vengono risaltate le zucche, cioè c'è una bella composizione fotografica in questi vecchi film. Forse oggi col digitale, dato che semplifica abbastanza il lavoro in post per mettere a posto le cose, impressione mia, comunque sono altri tempi oggi. Però io preferisco queste immagini fotograficamente, non come qualità Blu-ray. Mi piacciono tanto queste immagini. Ma come si sente il 5 avendo un nuovo doppiaggio? È esattamente come il 4, si basa sul remix che era in True HD 5.1 nel Blu-ray americano, effetti surround, boh, un po' la musica, insomma, va bene per sentire il film. È un buon centrale, il doppiaggio è nuovo, si integra perfettamente col remix inglese in 5.1, cosa chiedere di più? Boh. Brava, brava Midnight Factory, brava, brava. Extra, anche qui è lo stesso discorso del 4. Hanno preso il documentario del 5 presente nel disco bonus del cofanetto americano e l'hanno messo qui. Non ci sono i commenti audio. Insomma, hanno fatto un rimaneggiamento, però c'è un dietro le quinte, c'è una piccola featurette di 6 minuti d'epoca, trailer, basta. Il documentario di 45 minuti è ancora più bello del film, sicuramente. Sempre prodotto da Sean Clark. Ah, manca Halloween Grounds, il ritorno ai luoghi delle riprese, che era contenuto nel disco bonus. Anche qui la Midnight non ce l'ha messo. Peccato, perché io adoro quegli speciali. Io spero anche voi. Vedere come erano i luoghi allora e come sono cambiati oggi. Però di nuovo su YouTube li trovate, ci sono tutti. Comunque chiudo qui con i primi 5, vabbè 4 del primo, ne ho parlato veramente poco. Il cofanetto è assolutamente consigliato, ma nonostante i 59 euro, anche 80, è consigliato. Abbiamo l'unica edizione di Halloween, tutte le edizioni di Halloween qua a casetta nostra, ce le abbiamo. Finalmente, speriamo arrivi venerdì 13, speriamo arrivi Hellraiser,
Hellraiser, speriamo arrivino tante altre saghe da noi. Hanno fatto Phantasm, speriamo facciano altre saghe. Cofanetto è da avere assolutamente. Peccato manchi, ma per diritti ovviamente, Halloween di Rob Zombie e altri extra che erano dentro il cofanetto americano. Però ricalca il cofanetto normale americano, quindi va bene così. Grandissima Midnight, spendete i soldi perché fino qua, nonostante non sia entusiasta dei video del 4 e del 5 e che manchi qualche piccolo extra, sono stracontento di averlo e ve lo straconsiglio. Davvero, è da avere. Questo Halloween è da avere. Ok. Ci sentiamo alla prossima puntata, non so quando riuscirò a finire di vedere i film, comunque col sesto capitolo, disponibile anche in versione producer's cut, e anche con il 7 e l'8 e l'ultimo capitolo contenuto all'interno del cofanetto. Vi saluto, iscrivetevi al canale e sayonara e bye bye.